Dunque, stasera raccontiamo tre percorsi fondamentali, che sono dei percorsi attraverso la letteratura e la poesia, una prima parte dedicata alla vita, quindi poesie sulla vita, poesie motivazionali, un secondo dedicato all'amore, quindi un percorso d'amore, una vera e propria storia all'interno di un amore, quindi dall'incontro, poi la passione, l'innamoramento, la fine di un amore, e poi la terza parte dedicata invece al rapporto tra i genitori e i figli, in generale la famiglia. Questo è quello che vi racconteremo stasera. La poesia ci salverà raccontata in questo modo? Non lo so, ma ciò che ci salva è provare delle emozioni, prima ancora riconoscerle. E quindi questo è il nostro obiettivo, che sia prosa o poesia o un testo anche scritto magari da lui, io non sono in grado, ma noi portiamo, il nostro obiettivo è quello di avvicinare il pubblico con una missione molto pop, a un linguaggio molto radiofonico, il nostro live. Come dicevo un istante fa, l'importante secondo me, ed è il primo passo, riconoscere le proprie emozioni, viverle fino in fondo, la paura, la tristezza, la gioia, e poi cercare di muovere e smuovere qualcosa all'interno del proprio corpo, quindi toccare con mano le corde, anche i nervi scoperti. Ecco, questo è un po' ciò che noi facciamo, non mancheranno delle risate. Se salverà il mondo la poesia, non lo so, ma noi ci crediamo tanto e sicuramente la passione aiuta in questo. È bella una tale certezza, ma l'incertezza è più bella.